Se un'opera è gradita al Signore, ci penserà lui, ci hai detto. Un gruppo di amici, con il cuore e il desiderio di Vangelo vissuto, ti hanno seguito. Ci ha insegnato che il servizio di carità va sempre fatto con amore, con gentilezza, rispettando la dignità delle persone. Da quel giorno di 13 anni fa, migliaia sono stati i viaggi della tua croce azzurra. Sai, Don Carmine, adesso ci sentiamo orfani. Abbiamo perso il nostro presidente, la nostra guida spirituale, il nostro padre. Ma, come tu ci hai insegnato, se è nella volontà di Dio, continueremo l'opera di carità da te fondata, sperando di renderti fiero di noi e di ricevere in cambio, quando ci incontreremo, uno dei tuoi magnifici sorrisi, quelli che facevi prima delle tue fantastiche. Siamo fortemente convinti che un'associazione di carità come la Croce Azzurra debba essere guidata da un consacrato per mantenere sempre fede ai nostri valori cristiani, valori che sono ben scritti nel nostro statuto. Ci rimettiamo quindi in dolce obbedienza al consiglio dei nostri pastori. Ciao Don Carmine, grazie per la tua vita donata al Signore. Ti abbiamo voluto bene, tanto, tanto bene.
e sempre ti porteremo in cuore. Ad un mese dalla tua partenza vogliamo rendere omaggio alla persona e al pastore che sei stato, sperando di riuscire a dare voce alle emozioni e ai sentimenti che portiamo nel cuore. Per prima cosa, come tu ci hai insegnato a fare, questa sera vogliamo ringraziare Dio. Lo ringraziamo in primo luogo per il dono della tua presenza tra noi ed inoltre per averci affidato il tuo ultimo respiro. In verità quella sera ci è sembrato più un sospiro di sollievo. Ci piace pensare che in quell'istante preciso tu abbia incontrato finalmente il tuo Dio, assaporando quel momento per il quale ti sei preparato in tutta la tua vita di prete, pastore e padre. Hai condiviso con la nostra comunità parte di questo tuo cammino, mettendo il Vangelo sempre al primo posto. Un Vangelo non solo proclamato, ma vissuto, incarnato e realizzato, come dimostrano le opere da te fortemente sostenute e volute, quelle che sono davanti ai nostri occhi e quelle nascoste che solo il Signore conosce. Un cammino fatto di piccoli passi, come amavi spesso dire, richiamando la tua tanto amata Santa Teresina. Un cammino sempre incontro ai più deboli, ai bambini, ai malati, agli anziani. Un cammino non sempre facile per te qui a Capri, dove non potevi essere solo un pastore, come tanto avresti voluto, dovendo destreggiarti tra pratiche amministrative e problemi burocratici che ti allontanavano qualche volta da quello che tu amavi fare, raccontare del tuo Signore. Perdonaci, donna, se a volte siamo stati sordi e anche ciechi al richiamo di questo Vangelo. Hai messo tutto te stesso, ora lo abbiamo capito, per fare in modo che la nostra fede crescesse ogni giorno di più e ci rendesse forti ed indipendenti, al punto tale da riuscire a camminare anche da solo, anche senza voi sacerdoti. Forse ci hai resi abbastanza forti da affrontare anche questo distacco. Lo hai fatto a modo tuo, e ognuno di noi ne conserverà i ricordi. Non potremo mai dimenticare le occhiatacce dall'altare, le correzioni durante le prove del nostro cuore. Proprio come quell'ultima sera, anche quell'ultima sera ci hai coperto il campo. Sta sicuro che quell'ultima correzione non la dimenticheremo mai. Porteremo con noi tanti ricordi belli legati alla tua grande umanità, perché anche se a volte sei sembrato duro ai più, chi ti ha conosciuto veramente sa che dietro a quella durezza apparente c'è il cuore tenero di un papà. Thank you.
pace sia con voi. E con la tua spirito. Fratelli e sorelle, celebriamo questa Eucaristia nella fede della Chiesa, nella luce del risorto, nella speranza che non viene meno. Nemmeno la morte può staccare, separare o addirittura interrompere definitivamente le relazioni di comunione che viviamo in Cristo. Sì, Don Carmine che ci ha preceduto nell'incontro col Signore è in mezzo a noi, non solo nella memoria, nel ricordo, nella comunione viva e sacramentale, a ricordarci che Cristo, vincitore della morte, ci unisce, ci fa vivere la filiazione divina e ci permette di essere gli uni al servizio degli altri con questa speranza. Celebriamo allora l'Eucaristia con consapevolezza e umiltà, invocando il perdono per i nostri peccati, disponendoci così a raccogliere l'amore del Signore che ci verrà offerto nella parola e nel pane di vita per il nostro cammino. Confesso a Dio potente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e confessioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la beata senza vedere di Regina Maria, gli angeli santi, e voi fratelli e sorelle, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Signore misericordioso, che al tuo servo Carmine, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi hai affidato i santi misteri, concedi a lui di esultare per sempre nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore, tu, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai ed ecco una mano tesa verso di me teneva un giocolo. Lo spiegò davanti a me. Era scritto all'interno e all'esterno e vi erano scritti lamenti, pianti e guai. Mi disse, figlio dell'uomo, mangia ciò che hai davanti, mangia questo rotolo, va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendo, figlio dell'uomo, nutrisci il ventre e riempi le viscere con questo rotolo che ti porto. Io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse, figlio dell'uomo, va, recati dagli israeliti e riferisci loro le mie parole. Parola di Dio. Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo. Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo.
Solo in Dio riposa l'anima mia. Da Lui la mia salvezza, Lui solo è mia roccia e mia salvezza. Mia difesa mai potrò vacillare. Solo in Dio riposa l'anima mia. Da Lui la mia speranza. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. Il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. Secondo le tue misericordie, Signore, riparami. Confida in Lui, o popolo, in ogni tempo. Davanti a Lui aprite il vostro cuore. Nostro rifugio è Dio. Come nella morte di Cristo, anche nella nostra morte è racchiusa la promessa della risurrezione. Invochiamo il Dio dell'alleanza con le preghiere che la fede dei padri ci ispira. Signore, ti ringraziamo per il dono del sacerdozio, del nostro don d'arte. Te lo affidiamo e ti chiediamo che il suo esempio ci aiuti a confidare sempre in te nostra roccia e nostra salvezza. Che i nostri cuori si aprano davanti a te, unico nostro rifugio. La tua parola sia per noi unico fondamento della nostra vita. Preghiamo. Ascolta. Pianta gli alberi, perché saranno utili al secolo seguente. Signore, fa che i semi piantati da Don Carmine possano sempre generare fiori d'amore, generosità e carità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Gesù, a te, buon pastore, affidiamo il nostro caro pastore e padre, Don Carmine, che durante tutta la sua missione sacerdotale ha curato e custodito la vita consacrata con amore e fedeltà. Ora ti chiediamo di non solo accoglierlo nel tuo cuore di padre amoroso, ma di glorificarlo con quella corona che non marcisce, ma che lo mette a godere per sempre agli ambresi del tuo eterno amore. Per questo ti preghiamo. Signore, ti ringraziamo per il dono di Don Carmine, che ci ha accolto così come siamo, a formare il gruppo liturgico e ha camminato con lui, guidandoci nel tuo nome con gioia,
affetto, pazienza e perseveranza. Vogliamo ringraziarlo per il tempo che ci ha amorevolmente dedicato per approfondire insieme la parola di Dio, facendoci comprendere di essere persone che, nonostante le proprie fragilità, riescono ad uscire dalle logiche del mondo, avendo la consapevolezza che Dio è presenza viva in mezzo al mondo. Signore, accogli Don Carmine che attraverso la preghiera sarà sempre con lui. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per gli anni che abbiamo passato insieme a Don Carmine, nostro padre spirituale, uomo di profonda e radicata fede, che ci ha trasmesso con amore e umiltà, fonte inesauribile di consigli e attento ai bisogni dei più deboli. Guardalo con bontà e donami la pace eterna. Preghiamo. Per Don Carmine, che ha sempre sostenuto noi animatori e ha sempre collaborato per l'ottima riuscita del carnevale, dei campi scuola e di tutte le attività del laboratorio da lui fortemente voluto e creato per i ragazzi e per i giovani che lui tanto amava. Preghiamo. Signore, sostienici a proseguire sulla linea indicataci di perseveranza da Don Carmine, che si è mostrato sempre attento verso le famiglie e i loro bisogni, comprensivo delle difficoltà e delle speranze. Preghiamo. Don Carmine, sei stato sempre di vita, di forza e di amore fino alla fine del tuo percorso e perciò lasci un ricordo che ci accompagnerà sempre, anche da lassù ci indichi la giusta via per affrontare gli ostacoli che incontriamo ogni giorno, per aiutare il prossimo nella nostra missione involontaria. Signore, noi ti preghiamo. Ascolta, Dio fedele, il grido della nostra speranza, come un giorno hai esaudito tuo figlio, che ha preso su di sé le sofferenze e le attese di tutti gli uomini. Egli vive al Signore e alla Madonnina, essi sanno bene quale sia il meglio per noi. E a mia moglie ha continuato a ripetere: i tuoi sacrifici, il dolore che hai vissuto e che dovrai continuare a vivere, la donazione a tuo marito e a tua figlia, alla tua mamma malata, agli altri, offrili sempre al Signore, ed egli ti ricompenserà con il cielo. E tutti noi sappiamo benissimo che il cielo per il Signore è la essenzialità della vita. La ricompensa più grande per noi suoi figli amati è comprendere che le opere buone e i gesti di misericordia che compiamo per gli altri sono la chiave per aprirci le porte del regno dei cieli, in cui l'intimità con Dio non sarà più solo un momento mistico o un istante di mera serenità, ma la visione eterna del Signore faccia a faccia. Carissimi fratelli e sorelle, questa è la dimensione spirituale che Don Carmine ci ha trasmesso, ed essa è il tesoro per noi e per la Chiesa. Dal cielo egli oggi, in maniera ancora più forte di quanto era ancora presente tra noi, ci ricorda di essere donne e uomini di preghiera, così da essere sempre intimamente legati al Padre e alla Madre dei Cieli e di continuare a testimoniare agli altri la essenzialità della vita. Don Carmine ha inoltre lasciato segni indelebili della sua azione pastorale in ogni luogo in cui il Signore e la Chiesa lo hanno chiamato ad operare. Ognuno di noi, come suo collaboratore, in ogni posto e in ogni tempo in cui ha potuto esserlo, ha avuto modo di crescere nella formazione e nella fede, affinare e coltivare i propri carismi, partecipare e vivere la dimensione profetica, sacerdotale e regale del nostro battesimo. Abbiamo sentito in questi giorni tante persone, e in generale quelli che hanno avuto la fortuna di conoscere Don Carmine, ricordarne unanimemente l'impegno deciso, incisivo, determinante e mai insignificante che egli metteva in tutto quello che faceva. In questa occasione io vorrei rimarcare la coerenza di queste azioni rispetto ai seguenti aspetti caratteristici: combattere contro le ingiustizie sociali e in generale difendere i più deboli, promuovere sempre e comunque la dignità della persona umana, far crescere in tutti il senso di appartenenza ad una comunità e quindi combattere l'egoismo e il tornaconto personale,
lavorando sempre per il bene comune. Quando sono stato impegnato in politica e nell'amministrazione comunale, mi ripeteva sempre: Paolo, mi raccomando, ascolta le istanze di tutti, ma non accettare mai compromessi. Quando da giovani sposi io e mia moglie abbiamo scoperto che non potevamo avere dei figli naturali, ci ha sempre ricordato che la maternità e la paternità non sono tanto un fatto fisico e biologico, ma sono soprattutto un dono che nasce dai cuori di un uomo e di una donna, che il matrimonio ha fuso insieme in un solo cuore capace di esprimere amore. Quando in famiglia abbiamo perso delle persone care, ovviamente sempre presente fisicamente nella preghiera, ci ha aiutato a discernere quale fosse il disegno di Dio e a vivere serenamente nella fede questi momenti tristi. Nei momenti di festa e di gioia della nostra vita individuale, matrimoniale e comunitaria, ci ha sempre ricordato che il primo ringraziamento va rivolto al nostro Signore nei cieli, poi alle nostre famiglie, ai nostri amici, alla nostra comunità. Anche noi, questa sera, ringraziamo il nostro Signore che è nei cieli per averci donato Don Carmine, sacerdote, pastore della Chiesa e modello dell'identità. Senza paura o esitazione hai assunto la piena responsabilità penale e morale di quest'opera, con tutti i grandi rischi connessi. Di godere in cielo della piena visione
dei misteri di cui fu dispensatore sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Amen. Potete accomodarvi, ci saranno piccole restituzioni. Le cose belle della vita non si donano, si restituiscono come le si è ricevute, amplificate e in qualche modo rese ancora più preziose dalle esperienze. Allora ci saranno tre persone che hanno conosciuto a fondo Don Carmine, che ne restituiranno in qualche modo una perla preziosa, una piccola cosa, ma è già tanto per tutti noi che oggi siamo qui a celebrare la gloria del Signore. Storia vissuta. Vengo dalla parrocchia di Santa Maria della Carità. Ringrazio Dio e tutti quanti voi per averci offerto la possibilità in questo momento in cui insieme, come fratelli, perché figli dello stesso Padre Celeste, stiamo lodando e pregando il Signore, di ricordare l'opera pastorale e spirituale che Don Carmine ha svolto nella sua vita sacerdotale al servizio della Chiesa di Dio. Vorrei partire prima dalla dimensione spirituale, perché senza di essa tutte le opere più belle e le tante iniziative promosse da Don Carmine in ogni parrocchia, dove egli ha svolto il suo ministero pastorale, non avrebbero avuto i risultati che tutti noi conosciamo e apprezziamo. Don Carmine era un sacerdote, un uomo di Dio, che amava la preghiera o, come egli amava ricordare spesso a se stesso e agli altri, l'intimità con Dio. E questa intimità con Dio si realizzava con lo studio e la meditazione incessante della parola di Dio, della quale egli si nutriva continuamente, senza pausa alcuna, sia quando era nel pieno vigore che quando ha dovuto attraversare le sofferenze e la malattia. Il Signore Gesù, che tutto dispone della nostra salvezza, qualche mese fa ha concesso anche a me il dono di poterlo incontrare nella sofferenza. In quei momenti ho sentito spesso Don Carmine, in cui anche lui era sofferente, e mi diceva: Paolo, viviamo in pienezza questo momento della nostra vita, affidiamoci a chiudere, né ci può semplicemente far delegare, affidiamo a lui e noi rimaniamo chiusi nel nostro piccolo mondo e andiamo avanti. No, carissimi, siamo la comunità del Signore, siamo il popolo in cammino che deve annunciare la speranza con gesti concreti di vicinanza, come ha fatto Gesù, di partecipazione, di condivisione. Quando ha spezzato i pani perché tutti potessero mangiare diventando una sola famiglia, quando ha toccato i malati perché potessero sentire nella loro carne la potenza dell'amore di Dio, quando ha fermato le acque in tempesta perché i discepoli potessero fare esperienza colui che è Signore è del cielo e della terra, della vita e della morte. E così il Vangelo oggi ce lo presenta ancora con i discepoli, che in questa esperienza faticosa dietro di lui devono imparare a vivere da figli, non da soli. La domanda che pongono a Pietro riguarda la tassa del tempio, e Gesù ricorda: certo che il Maestro, come tutti gli ebrei, vivevano anche questa partecipazione concreta e solitaria alle necessità del Tempio, segno a Gerusalemme della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Eppure Gesù ne approfitta per un insegnamento splendido, stupendo. La tassa la paghiamo, perché la partecipazione ci deve essere, ma non da sudditi, non da schiavi, nemmeno da quelli che vogliono approfittare, o imbrogliare o ricavarne un vantaggio privato. No, noi la paghiamo da persone libere, splendide. Noi siamo figli, i figli di per sé sono esenti dalle tasse, eppure sentono il bisogno di condividere, di partecipare,
di collaborare alla crescita comunità. Il compito di un pastore è rivolgarmi con il nostro padre, il compito di noi pastori non sostituirci alla comunità, tantomeno dettare legge o comandare, ma favorire questa esperienza di fraternità concreta, di solidarietà coraggiosa, di compassione profetica che nasce da un'unica fondamentale certezza. Siamo figli, tutti, perciò nessuno ha il diritto di giudicare l'altro, che siamo figli, figli amati. E quando ci accorgiamo che l'altro è in difficoltà, che si è smarrito, che è schiacciato dal peso, vinciamo la tentazione del giudizio. L'ho detto come un'affermazione, potremmo metterci anche il punto interrogativo, e lo dobbiamo pure. Vinciamo la tentazione del giudizio. Se siamo figli, sì, altrimenti contraddiciamo quello che sperimentiamo. No, siamo figli che, accogliendo l'amore, diventano canale di trasmissione, perché questo amore raggiunga anche le vicende, le situazioni, le persone in difficoltà, e illumini, perché l'amore illumina, riscalda, fa cadere le barriere, vince ogni resistenza. È un insegnamento forte che Gesù dà ai discepoli proprio in un momento di tristezza e forse anche di imbarazzo. Pietro va, prenderà la moneta, ci sarà addirittura questo gesto così misterioso ma simbolicamente significativo, prendere dalla bocca del pesce, dare. Il Signore ti aiuta, la generosità non è solo qualcosa di istintivo nei momenti difficili, per noi è un segno quasi sacramentale della presenza dello Spirito di Dio che ci mette in condizione di crescere come famiglia, di figli e di testimoniare la sua presenza che non viene meno. Raccogliamo allora la testimonianza di come preziosa eredità. Continuiamo il cammino, come sempre ci viene chiesto, con fiducia, addirittura con gioia, la gioia della Pasqua, e diffondiamo il buon profumo dello Spirito con la nostra vita, dal canto alla celebrazione, dall'amicizia alla vicinanza, dalla concreta attenzione a chi è in difficoltà all'impegno a costruire un mondo nuovo, fraterno e giusto, segno del regno di Dio che viene e che Dio ci ha promesso per l'eternità. Nell'attesa della sua venuta e della gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne di gratuità, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. La Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i tuoi martiri, San Costanzo, Santo Stefano, Sant'Antonio e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Carmine Antonio, sacerdote, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio,
ci rendilo partecipe della sua risurrezione. Quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. In quel tempo, mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse ai suoi discepoli: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini che lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Ed essi furono molto rattristati. Venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per il Tempio e gli dissero: il vostro maestro non paga la tassa per il Tempio? Rispose: sì. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: che cosa ti pare, Simone? Il re di questa terra da chi riscuotono? I re di questa terra da chi riscuotono le tasse per i tributi? Dagli propri figli o dagli altri? Rispose: dagli estranei. E Gesù: quindi i figli sono esenti. Ma perché non si scandalizzino, va al mare, getta l'amo e il primo pesce che viene prendilo. A
aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala a loro per me e per te. Parola del Signore. Per andare un po' avanti, è il fondamento della nostra vita,
è la certezza unica della nostra esistenza, del nostro cammino di fede. La reazione dei discepoli qual è stata? Ci saremmo aspettati. Si lasciarono aiutare dal Signore, fecero un passo avanti nel cammino di fede. Così noi pensiamo, o diciamo così, presumiamo di fare, credendo che basti ascoltare questa parola. E no, il Vangelo ci riporta la realtà quotidiana. Essi furono molto rattristati. La tristezza profonda, una tristezza che prende fin nei denti, perché avvolge pensieri, sentimenti, emozioni, relazioni. Non sono esenti i discepoli. Non basta la fede in Gesù, l'incontro con Lui, l'ascolto della sua parola, lo abbiamo sentito dal profeta, nutrirci di questa parola fino a mangiarla, ad assimilarla. Con Carmine è stato maestro della parola ed è stato accompagnatore per tanti, per la comunità, di questo incontro col Signore che è fatto di discepolato, di amicizia, ma soprattutto di silenzio, durante il quale si accoglie e si custodisce la parola, come Maria. Ma tutto questo non ci esime dallo sperimentare la tristezza del vuoto, la tristezza della solitudine, la tristezza che sempre la morte porta con sé di un certo abbandono. E ora, carissimi, ascoltiamo questa parola, l'ha vissuta anche Gesù. La tristezza è non solo umana, entra nel cammino della fede. L'anima mia è triste fino alla morte. Gesù ha vissuto la tristezza, non solo la sofferenza per l'amico Lazzaro, pianse, scoppiò in pianto, vedete come lo amava. No, la tristezza dinanzi alla propria morte, al mistero che la morte porta con sé, che esige dagli uomini, imparando da Gesù che l'ha vissuto prima e più di noi in modo pieno, l'abbandono tra le braccia del Padre e fidarsi totalmente di Lui. Ecco, Gesù ci insegna in questo rapporto con i discepoli che il nostro cammino di fede è fatto di passo in passo, di tappa in tappa, senza bloccarci, senza rimanere impietriti come dinanzi al grosso masso del sepolcro. La morte e la risurrezione del Signore ci consentono di portare a Lui ogni tristezza, ogni sofferenza, quante ne abbiamo, non solo le nostre. La preghiera della comunità è una preghiera di intercessione per la Chiesa e per il mondo. Quante tristezze nel mondo, nella società. Sì, c'è la gioia, c'è la festa, ci sono momenti belli, la vacanza, ma quante tristezze, non le possiamo dimenticare, quante sofferenze. Ecco, allora è condensata nella tristezza dei discepoli la tristezza del mondo, che noi oggi portiamo al Signore, sapendo di avere un intercessore, un amico in più davanti alla misericordia del Padre. Ma questo non ci deve allora. Scambiatevi il dono della pace. Agnelli di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati alla cena della gloria. Signore,
perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Prendetelo e mangiatelo tutti,
questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
cosa che non viene bene. Nemmeno la morte può staccare, separare o addirittura interrompere definitivamente le relazioni di comunione che viviamo in Cristo. Sì, Don Carmine che ci ha preceduto nell'incontro col Signore è in mezzo a noi, non solo nella memoria, nel ricordo, nella comunione viva e sacramentale, a ricordarci che Cristo, vincitore della morte, ci unisce, ci fa vivere la filiazione divina che ci permette di essere gli uni al servizio degli altri con questa speranza. Celebriamo allora l'Eucaristia con consapevolezza e umiltà, invocando il perdono per i nostri peccati, disponendoci così ad accogliere l'amore del Signore che ci verrà offerto nella parola e nel pane di vita per il nostro cammino. Confesso a Dio potente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato di pensieri, parole, opere e confessioni per e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Signore misericordioso, che al tuo servo Carmine, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi hai affidato i santi misteri, concedi a lui di esultare per sempre nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: tu, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai ed ecco una mano tesa verso di me teneva un giocolo. Lo spiegò davanti a me. Era scritto all'interno e all'esterno, e vi erano scritti lamenti, pianti e guai. Mi disse: figlio dell'uomo, mangia ciò che hai davanti, mangia questo rotolo, va e parla alla casa di Israele. Io aprì la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendo: figlio dell'uomo, nutrisci il ventre e riempi le viscere con questo rotolo che è il tuo corpo. Io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: figlio dell'uomo, va, recati dagli israeliti e riferisci loro le mie parole. Parola di Dio. Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo. Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo. Solo in Dio riposa l'anima mia. Da Lui la mia salvezza. Lui solo è mia roccia e mia salvezza,
mia difesa, mai potrò vacillare. Secondo che si ordine, solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. Il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. Secondo le opere, Signore, riparo. Confida in Lui, o popolo, in ogni tempo. Davanti a Lui aprite il vostro cuore. Nostro rifugio è Dio. In quel tempo, mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse ai suoi discepoli: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini che lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Ed essi furono molto rattristati. Venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per il Tempio e gli dissero: il vostro maestro non paga la tassa per il Tempio? Rispose: sì. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: che cosa ti pare, Simone? I re di questa terra da chi riscuotono le tasse per i tributi? Dagli propri figli o dagli altri? Rispose: dagli estranei. E Gesù: quindi i figli sono esenti. Ma perché non si scandalizzino, va al mare, getta l'amo e il primo pesce che viene prendilo. Aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala a loro per me e per te. Parola del Signore. Diverse domeniche fa ha indurito il volto secondo la parola profetica,
ha scelto di essere forte nella fedeltà all'amore e si è diretto decisamente verso Gerusalemme. Carissimi, il Vangelo oggi ci presenta uno di questi momenti in cui Gesù apre il cuore, si confida, non solo, prepara i discepoli al momento della prova, perché la morte resta una prova, non solo per il carico di dolore che porta con sé, per il peso e l'oscurità in cui si sprofonda, ma per il senso da dare alla vita che continua. Che ne sarà dei discepoli e della missione che è iniziata dietro a questo maestro di Galilea unico? E il disegno di Dio come si compirà? Come sarà possibile dinanzi al fallimento, all'insuccesso, all'umiliazione causata dalla morte e la morte di croce, come sarà possibile che il regno di Dio entri nella vita dei uomini e cambi il corso della storia? Sono domande che ci facciamo anche noi, ogni volta che siamo posti dinanzi alla perdita, così diciamo, di una persona cara. La fede ci illumina, non solo con parole consolatorie, ma con la storia di Gesù, con l'esperienza umana, profondamente umana, vissuta fino in fondo da Gesù. Così il Vangelo oggi ce lo presenta e così noi lo ascoltiamo in questo momento in cui, a distanza oramai di un mese dal saluto che abbiamo dato al nostro caro Don Carmine, ci domandiamo: Signore, che cosa ci vuoi dire con la morte ancora di questo pastore che ci ha accompagnati, seguiti, guidati, che ci ha permesso di conoscerti un po' meglio? Notiamo che mentre Gesù nel Vangelo parla della sua morte e risurrezione, dunque annuncia il mistero pasquale senza togliere nulla alla drammaticità, la morte resta tale, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini che lo uccideranno. C'è tutto il dramma del rifiuto, dell'esclusione, di una morte nella quale resta la domanda: Signore, perché? Perché non intervieni? Perché non fai qualcosa? Come la sorella di Nazareth: Signore, se tu fossi stato qui. Resta. Ce lo domandiamo e c'è sempre un po' l'amaro in bocca, ma mentre Gesù narra questo momento drammatico della morte, annuncia l'intervento di Dio che viene a vincere le tenebre e a sconfiggere il male. Il terzo giorno sarà risuscitato. Dio interviene, Dio non lascia il figlio nella tomba, Dio non ci abbandona, non è un'espressione che usiamo per andare un po' avanti, è il fondamento della nostra vita, è la certezza unica della nostra esistenza, del nostro cammino di fede. La reazione dei discepoli qual è stata? Ci saremmo aspettati, si lasciarono aiutare dal Signore, fecero un passo avanti nel cammino di fede. Così noi pensiamo, o diciamo così, presumiamo di fare, credendo che basti ascoltare questa parola. E no, il Vangelo ci riporta la realtà quotidiana. Essi furono molto rattristati. La tristezza profonda, una tristezza che prende fin nell'intimo e che avvolge pensieri, sentimenti, emozioni, relazioni, non sono esenti discepoli. Non basta la fede in Gesù, l'incontro con Lui, l'ascolto della sua parola, lo abbiamo sentito dal profeta, nutrirci di questa parola fino a mangiarla, ad assimilarla. Don Carmine è stato maestro della parola ed è stato accompagnatore per tanti, per la comunità, di questo incontro col Signore che è fatto di discepolato, di amicizia.
amicizia, ma soprattutto di silenzio, durante il quale si accoglie e si custodisce la parola, come Maria. Ma tutto questo non ci esime dallo sperimentare la tristezza. La tristezza del vuoto, la tristezza della solitudine, la tristezza che sempre la morte porta con sé di un certo abbandono. E ora, carissimi, ascoltiamo questa parola. L'ha vissuta anche Gesù. La tristezza è non solo umana, entra nel cammino della fede. L'anima mia è triste fino alla morte. Gesù ha vissuto la tristezza, non solo la sofferenza per l'amico Lazzaro, pianse, scoppiò in pianto, vedete come lo amava. No, la tristezza dinanzi alla propria morte, al mistero che la morte porta con sé, che esige dagli uomini, imparando da Gesù che l'ha vissuto prima e più di noi in modo pieno, l'abbandono tra le braccia del Padre e fidarsi totalmente di lui. Ecco, Gesù ci insegna in questo rapporto con i discepoli che il nostro cammino di fede è fatto di passo in passo, di tappa in tappa, senza bloccarci, senza rimanere impietriti come dinanzi al grosso masso del sepolcro. La morte e la risurrezione del Signore ci consentono di portare a Lui ogni tristezza, ogni sofferenza, quante ne abbiamo, non solo le nostre. La preghiera della comunità è una preghiera di intercessione per la Chiesa e per il mondo. Quante tristezze nel mondo, nella società. Sì, c'è la gioia, c'è la festa, ci sono momenti belli, la vacanza, ma quante tristezze, non le possiamo dimenticare, quante sofferenze. Ecco, allora è condensata nella tristezza dei discepoli la tristezza del mondo, che noi oggi portiamo al Signore, sapendo di avere un intercessore, un amico in più davanti alla misericordia del Padre. Ma questo non ci deve allora chiudere, né ci può semplicemente far delegare. Affidiamo a Lui e noi rimaniamo chiusi nel nostro piccolo mondo e andiamo avanti. No, carissimi, siamo la comunità del Signore, siamo il popolo in cammino che deve annunciare la speranza con gesti concreti, di vicinanza, come ha fatto Gesù, di partecipazione, di condivisione. Quando ha spezzato i panni perché tutti potessero mangiare, diventando una sola famiglia, quando ha toccato i malati perché potessero sentire nella loro carne la potenza dell'amore di Dio, quando ha fermato le acque in tempesta perché i discepoli potessero fare esperienza di colui che è Signore del cielo e della terra, della vita e della morte. E così il Vangelo oggi ce lo presenta ancora con i discepoli, che in questa esperienza faticosa dietro di lui devono imparare a vivere da figli, non da soli. La domanda che pongono a Pietro riguarda la tassa del Tempio. E Gesù ricorda, certo che il Maestro, come tutti gli ebrei, vivevano anche questa partecipazione concreta e solitaria alle necessità del Tempio, segno a Gerusalemme della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Eppure Gesù ne approfitta per un insegnamento splendido, stupendo. La tassa la paghiamo, perché la partecipazione ci deve essere, ma non da sudditi, non da schiavi, nemmeno da quelli che vogliono approfittare, potrebbe aggiungere, o imbrogliare, o ricavarne un vantaggio privato. No, noi la paghiamo da persone libere, splendide. Noi siamo figli, i figli di per sé sono esenti dalle tasse, eppure sentono il bisogno di condividere, di partecipare, di collaborare alla crescita comunitaria. Il compito di un pastore è rivolgarmi, poi il nostro padre, il compito di noi pastori non sostituirci alla comunità, tantomeno dettare legge o comandare, ma favorire questa esperienza di fraternità
concreta, di solidarietà coraggiosa, di compassione profetica che nasce da un'unica fondamentale certezza. Siamo figli, tutti. Perciò nessuno ha il diritto di giudicare l'altro, che siamo figli, figli amati. Quando ci accorgiamo che l'altro è in difficoltà, che si è smarrito, che è schiacciato dal peso, vinciamo la tentazione del giudizio. L'ho detto come un'affermazione, potremmo metterci anche il punto interrogativo, e lo dobbiamo pure. Vinciamo la tentazione del giudizio? Se siamo figli, sì, altrimenti contraddiciamo quello che sperimentiamo. No, siamo figli che, accogliendo l'amore, diventano canale di trasmissione, perché questo amore raggiunga anche le vicende, le situazioni, le persone in difficoltà, e illumini, perché l'amore illumina, riscalda, fa cadere le barriere, vince ogni resistenza. È un insegnamento forte che Gesù dà ai discepoli proprio in un momento di tristezza e forse anche di imbarazzo. Pietro va, prenderà la moneta, ci sarà addirittura questo gesto così misterioso ma simbolicamente significativo, prendere dalla bocca del pesce, dare. Il Signore ti aiuta, la generosità non è solo qualcosa di istintivo nei momenti difficili, per noi è un segno quasi sacramentale della presenza dello Spirito di Dio che ci mette in condizione di crescere come famiglia, di figli e di testimoniare la sua presenza che non viene meno. Raccogliamo allora la testimonianza di Donato come preziosa eredità. Continuiamo il cammino, come sempre ci viene chiesto, con fiducia, addirittura con gioia, la gioia della Pasqua, e diffondiamo il buon profumo dello Spirito con la nostra vita, dal canto alla celebrazione, dall'amicizia alla vicinanza, dalla concreta attenzione a chi è in difficoltà all'impegno a costruire un mondo nuovo, fraterno e giusto, segno del regno di Dio che viene e che Dio ci ha promesso. Come nella morte di Cristo, anche nella nostra morte è racchiusa la promessa della risurrezione. Invochiamo il Dio dell'alleanza con le preghiere che la fede dei padri ci ispira. Signore, ti ringraziamo per il dono del sacerdozio, del nostro don Davide. Te lo affidiamo e ti chiediamo che il suo esempio ci aiuti a confidare sempre in te nostra roccia e nostra salvezza. Che i nostri cuori si aprano davanti a te, unico nostro rifugio. La tua parola sia per noi unico fondamento della nostra vita. Preghiamo. Pianta gli alberi, perché saranno utili al secolo seguente. Signore, fa che i semi piantati da Don Carmine possano sempre generare fiori d'amore, generosità e carità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Gesù, a te buon pastore, affidiamo il nostro caro pastore e padre, Don Carmine, che durante tutta la sua missione sacerdotale
custodito la vita consacrata con amore e fedeltà. Ora ti chiediamo di non solo accoglierlo nel tuo cuore di Padre amoroso, ma di glorificarlo con quella corona che non marcisce, ma che lo mette a godere per sempre agli ambresti del tuo eterno amore. Per questo ti preghiamo. Signore, ti ringraziamo per il dono di tuo cammino, che ci ha accolto così come siamo, ha formato un gruppo liturgico e ha camminato con lui, guidandoci nel tuo nome con gioia, affetto, pazienza e perseveranza. Vogliamo ringraziarlo per il tempo che ci ha amorevolmente dedicato, per approfondire insieme la parola di Dio, facendoci comprendere di essere persone che, nonostante le proprie fragilità, riescono ad uscire dalle logiche del mondo, avendo la consapevolezza che Dio è presenza viva in mezzo al mondo. Signore, accogli Don Carmine che attraverso la preghiera sarà sempre con lui. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per gli anni che abbiamo passato insieme a Don Carmine, nostro padre spirituale, uomo di profonda e radicata fede, che ci ha trasmesso con amore e umiltà, fonte inesauribile di consigli e attento ai bisogni dei più deboli. Guardalo con bontà, donami la pace eterna. Preghiamo. Per Don Carmine, che ha sempre sostenuto noi animatori e ha sempre collaborato per l'ottima riuscita del carnevale, dei campi scuola e di tutte le attività del laboratorio da lui fortemente voluto e creato per i ragazzi e per i giovani che lui tanto amava. Preghiamo. Signore, sostienici a proseguire sulla linea indicataci di perseveranza da Don Carmine, che si è mostrato sempre attento verso le famiglie e i loro bisogni, comprensivo delle difficoltà e delle speranze. Preghiamo. Don Carmine, sei stato sempre di vita, di forza e di amore fino alla fine del tuo percorso, e perciò lasci un ricordo che ci accompagnerà sempre, anche da lassù ci indichi la giusta via, per affrontare gli ostacoli che incontriamo ogni giorno, per aiutare il prossimo nella nostra missione involontaria. Signore, noi ti preghiamo. Ascolta, Dio fedele, il grido della nostra speranza, come un giorno hai esaudito tuo figlio, che ha preso su di sé le sofferenze e le attese di tutti gli uomini. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ave Maria, 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 Maria
patria, sia gradito a Dio Padre onnipotente. Offerto il sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Yeah.
pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Nutriti dai sacramenti della salvezza, imploriamo Dio la tua clemenza. Dona al tuo servo Carmine e sacerdote di godere in cielo della piena visione dei misteri di cui fu dispensatore sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Amen. Potete accomodarvi, ci saranno piccole teste istruzioni. Le cose belle della vita non si donano, si restituiscono come le si è ricevute, amplificate e in qualche modo rese ancora più preziose dalle esperienze. Allora ci saranno tre persone che hanno conosciuto a fondo Don Carmine, che ne restituiranno in qualche modo una perla preziosa, una piccola cosa, ma è già tanto per tutti noi che oggi siamo qui a celebrare la gloria del Signore. Storia vissuta. Vengo dalla parrocchia di Santa Maria della Carità. Ringrazio Dio e tutti quanti voi per averci offerto la possibilità in questo momento in cui insieme, come fratelli, perché figli dello stesso Padre Celeste, stiamo lodando e pregando il Signore, di ricordare l'opera pastorale e spirituale che Don Carmine ha svolto nella sua vita sacerdotale al servizio della Chiesa di Dio. Vorrei partire prima dalla dimensione spirituale, perché senza di essa tutte le opere più belle e le tante iniziative promosse da Don Carmine in ogni parrocchia dove egli ha svolto il suo ministero pastorale, non avrebbero avuto i risultati che tutti noi conosciamo e apprezziamo. Don Carmine era un sacerdote, un uomo di Dio, che amava la preghiera o, come egli amava ricordare spesso a se stesso e agli altri, l'intimità con Dio. E questa intimità con Dio si realizzava con lo studio e la meditazione incessante della parola di Dio, della quale egli si nutriva continuamente, senza pausa alcuna, sia quando era nel pieno vigore che quando ha dovuto attraversare le sofferenze e la malattia. Il Signore Gesù, che tutto dispone della nostra salvezza, qualche mese fa ha concesso anche a me il dono di poterlo incontrare nella sofferenza. In quei momenti ho sentito spesso Don Carmine, in cui anche lui era sofferente, e mi diceva: Paolo, viviamo in pienezza questo momento della nostra vita, affidiamoci al Signore e alla Madonnina, essi sanno bene quale sia il meglio per noi. E a mia moglie ha continuato a ripetere: i tuoi sacrifici, il dolore che hai vissuto e che dovrai continuare a vivere, la donazione a tuo marito e a tua figlia, alla tua mamma malata, agli altri, offrili sempre al Signore ed egli ti ricompenserà con il centro. E tutti noi sappiamo benissimo che il centro per il Signore è la essenzialità della vita. La ricompensa più grande per noi suoi figli amati è comprendere che le opere buone e i gesti di misericordia che compiamo per gli altri sono la chiave per aprirci le porte del regno dei cieli, in cui l'intimità con Dio non sarà più solo un momento mistico o un istante di vera serenità, ma la visione eterna del Signore faccia a faccia. Carissimi fratelli e sorelle, questa è la dimensione spirituale che Don Carmine ci ha trasmesso. Ed essa è un tesoro per noi e per la Chiesa. Dal cielo egli oggi, in maniera ancora più forte di quanto era ancora presente tra noi, ci ricorda di essere donne e uomini di preghiera, così da essere sempre intimamente legati al Padre e alla Madre dei Cieli e di continuare a testimoniare agli altri la essenzialità della vita. Don Carmine ha inoltre lasciato segni indelebili della sua azione pastorale in ogni luogo in cui il Signore e la Chiesa lo hanno chiamato ad operare. Ognuno di noi, come suo collaboratore, in ogni posto e in ogni tempo in cui ha potuto esserlo, ha avuto modo di crescere nella formazione e nella fede, affinare e coltivare i propri carismi, partecipare e vivere la dimensione profetica
sacerdotale e legale del nostro battesimo. Abbiamo sentito in questi giorni tante persone, e in generale quelli che hanno avuto la fortuna di conoscere Don Carmine, ricordarne unanimemente l'impegno deciso, incisivo, determinante e mai insignificante che egli metteva in tutto quello che faceva. In questa occasione io vorrei rimarcare la coerenza di queste azioni rispetto ai seguenti aspetti caratteristici: combattere contro le ingiustizie sociali e in generale difendere i più deboli, promuovere sempre e comunque la dignità della persona umana, far crescere in tutti il senso di appartenenza ad una comunità e quindi combattere l'egoismo e il tornaconto personale, lavorando sempre per il bene comune. Quando sono stato impegnato in politica e nell'amministrazione comunale, mi ripeteva sempre: Paolo, mi raccomando, ascolta le istanze di tutti, ma non accettare mai compromessi. Quando da giovani sposi io e mia moglie abbiamo scoperto che non potevamo avere dei figli naturali, ci ha sempre ricordato che la maternità e la paternità non sono tanto un fatto fisico e biologico, ma sono soprattutto un dono che nasce dai cuori di un uomo e di una donna, che il matrimonio ha fuso insieme in un solo cuore capace di esprimere amore. Quando in famiglia abbiamo perso delle persone care, ovviamente sempre presente fisicamente nella preghiera, ci ha aiutato a discernere quale fosse il disegno di Dio e a vivere serenamente nella fede questi momenti tristi. Nei momenti di festa e di gioia della nostra vita individuale, matrimoniale e comunitaria, ci ha sempre ricordato che il primo ringraziamento va rivolto al nostro Signore nei cieli, poi alle nostre famiglie, ai nostri amici, alla nostra comunità. Anche noi, questa sera, ringraziamo il nostro Signore che è nei cieli per averci donato Don Carmine, sacerdote, pastore della Chiesa e modello dell'identità divina. Senza paura o esitazione hai assunto la piena responsabilità penale e morale di quest'opera, con tutti i grandi rischi connessi. Pochi lo avrebbero fatto, Don Carmine, ma tu sei così, pronto a donarti sempre per i deboli con totale fiducia nella provvidenza. Se un'opera è gradita al Signore, ci penserà lui. Un gruppo di amici con il cuore e il desiderio di Vangelo vissuto ti hanno seguito. Ci ha insegnato che il servizio di carità va sempre fatto con amore, con gentilezza, rispettando la dignità delle persone. Da quel giorno di 13 anni fa migliaia sono stati i viaggi della tua croce azzurra. Sai, Don Carmine, adesso ci sentiamo orfani. Abbiamo perso il nostro presidente, la nostra guida spirituale, il nostro padre. Ma, come tu ci hai insegnato, se è nella volontà di Dio, continueremo l'opera di carità di te fondata, sperando di renderti fiero di noi e di ricevere in cambio, quando ci incontreremo, uno dei tuoi magnifici sorrisi, quelli che facevi prima delle tue fantastiche porte. Siamo fortemente convinti che un'associazione di carità come la Croce Azzurra debba essere guidata da un consacrato per mantenere sempre fede ai nostri valori cristiani, valori che sono ben scritti nel nostro statuto. Ci rimettiamo quindi con sofferenza al consiglio dei nostri pastori. Ci
Ciao Don Carmine, grazie per la tua vita donata al Signore. Ti abbiamo voluto bene, tanto, tanto bene. E sempre ti porteremo nel cuore. In verità quella sera ci è sembrato più un sospiro di sollievo. Ci piace pensare che in quell'istante preciso tu abbia incontrato finalmente il tuo Dio, assaporando quel momento per il quale ti sei preparato in tutta la tua vita di prete, pastore e padre. Hai condiviso con la nostra comunità parte di questo tuo cammino, mettendo il Vangelo sempre al primo posto. Un Vangelo non solo proclamato, ma vissuto, incarnato e realizzato, come dimostrano le opere da te fortemente sostenute e volute, quelle che sono davanti ai nostri occhi e quelle nascoste che solo il Signore conosce. Un cammino fatto di piccoli passi, come amavi spesso dire, richiamando la tua tanto amata Santa Teresia. Un cammino sempre incontro ai più deboli, ai bambini, ai malati, agli anziani. Un cammino non sempre facile per te qui a Capri, dove non potevi essere solo un pastore come tanto avresti voluto, dovendo destreggiarti tra pratiche amministrative e problemi burocratici che ti allontanavano qualche volta da quello che tu amavi fare, raccontare del tuo Signore. Perdonaci, donna, se a volte siamo stati sordi e anche ciechi al richiamo di questo Vangelo. Hai messo tutto te stesso, ora lo abbiamo capito, per fare in modo che la nostra fede crescesse ogni giorno di più e ci rendesse forti ed indipendenti, al punto tale da riuscire a camminare anche da soli, anche senza voi sacerdoti. Forse ci hai resi abbastanza forti da affrontare anche questo distacco. Lo hai fatto a modo tuo e ognuno di noi ne conserverà i ricordi. Non potremo mai dimenticare le occhiatacce dall'altare, le correzioni durante le prove del nostro coro. Proprio come quell'ultima sera, anche quell'ultima sera ci hai coperto il canto. Sta sicuro che quell'ultima correzione non la dimenticheremo mai. Porteremo con noi tanti ricordi belli legati alla tua grande umanità, perché anche se a volte sei sembrato duro ai più, chi ti ha conosciuto veramente sa che dietro a quella durezza apparente c'era il cuore tenero di un papà.